In questo episodio andremo a vedere come manipolare l'audio. In Logic Pro ci sono due editor, in parte simili ma con una differenza sostanziale. L'Audio Track Editor, che è un editor non distruttivo, cioè tutte le modifiche fatte vengono eseguite in tempo reale da Logic, ma non vengono salvate nel file audio su disco. L'altro editor è l'Audio File Editor, che invece è distruttivo, e quindi tutte le modifiche vengono salvate nel file audio su disco. L'Audio File Editor può essere utile ad esempio per preparare un file da usare con un campionatore o per farci dei loop, ma è consigliabile eseguire una copia di backup del file prima di metterci le mani. Occhio che alcune funzioni, come ti ho già detto nell'episodio 2 sull'interfaccia di Logic, sono disponibili solo se nelle preference hai attivato gli Advanced Tools e le Additional Option. Ti consiglio quindi di attivarle perché non starò ogni volta a specificare ciò che attivo in base alle preference, ma parlerò di tutte le funzioni disponibili a prescindere. Andiamo ora a vedere da vicino questi due editor. Sia l'Audio Track Editor che l'Audio File Editor aprono una vista su una traccia audio della Trax Aria, in cui viene mostrata la forma d'onda e sulla quale possiamo effettuare una serie di manipolazioni. Partiamo dall'Audio Track Editor, che è l'editor normalmente più usato. Per aprirlo seleziona una traccia audio e clicca sul pulsante Editor nella control bar. Stessa cosa per chiuderlo. Oppure dal menu View seleziona la voce Show Editor. Anche qui la funzione diventa Hide Editor per richiudere. Più semplicemente però, per aprire o chiudere l'Audio Track Editor, basta fare doppio clic su una regione audio. Nell'Audio Track Editor puoi copiare, incollare, spostare, rifilare, dividere e unire le regioni, utilizzando la griglia per allineare con precisione le varie parti. Nella parte superiore dell'Audio Track Editor c'è una barra di menu con i comandi e le funzioni di editing delle regioni, i pulsanti per le automazioni e per l'editing flex, per attivare la modalità Catch Play Add. A seguire troviamo i tool di editing, il menu Snap e gli strumenti di zoom. Immediatamente sotto c'è il righello che fa da guida alla griglia, mostrando le divisioni di tempo in base al formato scelto nel display LCD, utile per allineare le regioni e fare modifiche in precise posizioni. Anche nell'editor c'è la Play Head, che riflette la posizione corrente di riproduzione. Ma l'area principale di questa finestra è quella in cui c'è la forma d'onda della traccia selezionata, il Waveform Display, con la scala di ampiezza alla sua sinistra. In alcune occasioni sulla sinistra della forma d'onda si apre un inspector, per esempio quando clicchiamo sul pulsante per le automazioni o quando è attivo il Flex Pitch. Per rifilare, dividere e unire le regioni, il metodo è identico a quello già visto nello scorso episodio, editando le regioni nella Trax Area. Quindi per rifilare puoi trascinare l'angolo in basso a destra o a sinistra quando il puntatore si trasforma in un trim pointer. Allo stesso modo puoi ripristinare la parte rifilata, tutta o in parte, proprio perché l'Audio Track Editor non è distruttivo. Per dividere la regione puoi spostare la testina di riproduzione sulla posizione in cui fare il taglio e poi dal menu Edit scegli Split. O altrimenti puoi farlo con lo Scissors Tool, cliccando direttamente sul punto in cui tagliare o trascinare il mouse per individuare con precisione il punto e poi rilasciarlo per fare il taglio. Per unire invece due o più regioni, selezionale e vai sul menu Edit e vai a selezionare Join. O puoi usare anche il Glue Tool
selezioniamo le regioni da unire. Facendoci semplicemente clic sulle regioni selezionate. Passiamo a qualcosa di completamente nuovo, ovvero il Flex. Per attivarlo abbiamo il pulsante apposito o anche il key command command più F. Ma accertati che il focus sia sull'audio track editor prima di usare il key command. E confermiamo l'attivazione di Flex. Attivando Flex appare un nuovo menu a destra del pulsante da cui puoi scegliere Flex Pitch oppure uno degli algoritmi di Flex Time. Con Flex si può manipolare l'audio in diversi modi. Vediamo intanto come cambiare l'intonazione di una nota. Dal menu Flex scegli Flex Pitch. Puoi vedere così che sulla sinistra si è aperto un inspector e in basso un editor simile a quello del piano roll. Qui vai ad individuare in altezza le note e trascinale verticalmente in una diversa tonalità. Passiamo ora all'audio file editor, che come ti dicevo è distruttivo, cioè andando a modificare la forma d'onda, i cambiamenti vengono salvati nel file, quindi non è possibile in un secondo momento recuperare l'audio di partenza. Questo editor puoi aprirlo semplicemente cliccando sul pulsante File se ti trovi già nell'Audio Track Editor. O dal menu Window puoi scegliere Open Audio File Editor. Si apre così l'editor in una finestra separata. Anche dal Project Audio Browser puoi aprire l'editor facendo doppio clic su un'area audio tenendo premuto il tasto Opzione sulla tastiera. Questo è utile per editare un file che non è stato ancora inserito in una traccia. In questo episodio dell'Audio File Editor ti descriverò solo l'interfaccia per poi rimandare l'approfondimento a una stagione più avanzata. Partendo dall'alto c'è la barra dei menu con i comandi e le funzioni di editing. Il pulsante per attivare l'editing dei transienti, quello per attivare la modalità Catch Play Add, i tools di editing, il tasto di preview di ascolto e di preview di cycle. C'è il volume, l'info display che mostra il punto di partenza e la lunghezza dell'area selezionata. E per finire gli strumenti di zoom. Subito sotto al menu c'è la Waveform Overview, una vista dell'intera forma d'onda. A seguire il righello, che però in questo editor indica la posizione della regione selezionata nella Trax Area. Di default, in questo caso, l'unità di scala usata dal righello è quella dei samples. Anche qui sul righello c'è la testina di riproduzione. Ovviamente al centro troviamo il Waveform Display, la forma d'onda della traccia audio, e alla sua sinistra la scala di ampiezza. Per finire in basso ci sono gli indicatori delle ancore, delle regioni e dei loop. Abbiamo così esaurito per questa stagione di livello Basic l'esplorazione delle possibilità di editing delle tracce audio. Vi aspetto al prossimo episodio per gli editor MIDI. Buon gioco!